C'era anche il ministro Raffaele Fitto tra i visitatori della Fiera Expo 2000, tradizionale appuntamento che si svolge nel quartiere fieristico di Miggiano, comune che conta poco più di 3.000 abitanti e nell'ultimo giorno gli spazi si ampliano con il mercato tra le vie del centro. Tra stand e bancarelle, il ministro per gli affari europei, le politiche di coesione, il PNRR del governo Meloni, ha avuto modo di stringere mani, concedersi a qualche selfie e assaggiare i prodotti del territorio. Un giro in fiera, il sud e le aziende del territorio vivono di questi eventi. Quanto sono oggi importanti le fiere? Ma molto, perché sono un luogo di aggregazione, di confronto, di verifica anche dello stato di avanzamento sul fronte dell'innovazione e della ricerca delle aziende, quindi è un'occasione molto importante. Peraltro si inserisce in un momento nel quale il governo sta lavorando molto positivamente su questi aspetti, penso per esempio al decreto legge che istituisce una zona economica speciale unica per tutto il Mezzogiorno d'Italia, quindi una grande opportunità proprio per le aziende che hanno bisogno di essere sostenute sia sul fronte della semplificazione ma anche sul fronte dei sostegni di carattere fiscale e anche di un programma infrastrutturale che sarà messo in campo nei prossimi giorni non appena il decreto sarà varato. Con tre sostanziali vantaggi: il primo quello della semplificazione per le aziende, il secondo quello di un sostegno fiscale e il terzo quello di un programma di infrastrutture che può sostanzialmente creare le condizioni perché questa grande area del Mezzogiorno d'Italia possa giocare una partita nel Mediterraneo anche nei contesti più ampi e internazionali. Quindi mi sembra che siamo assolutamente in linea e che l'attenzione del governo si confermi con questo provvedimento insieme poi a tutte le grandi opportunità che sono all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle altre risorse europee.